Grazie Presidente. Allora, io se mi permettete vorrei innanzitutto ringraziare oggi l'assessore Luca Montuori perché, come sapete tutti, lui è in carica qui presso la Giunta Capitolina dal 10 marzo, se non sbaglio, e dal primo giorno, pur avendo veramente tantissime urgenze nel Dipartimento Urbanistica con tanti temi che comunque stiamo continuando a seguire, ad affrontare, ha dedicato gran parte del suo tempo a produrre, diciamo, questa delibera che era nei nostri intenti dal primo giorno in cui noi siamo entrati in Campidoglio. E vorrei anche ribadire che infatti da quando c'è l'assessore Luca Montuori noi abbiamo visto in giunta una delibera e una memoria che i cui contenuti sono ripresi nella delibera che noi oggi andiamo a votare, che sostanzialmente mettono in chiaro quelli che sono gli obiettivi di questa amministrazione. Sì, perché la delibera parte con una premessa, cioè che noi siamo qui a riperimetrare l'interesse pubblico e non la pubblica utilità, consigliere Peronzi, l'interesse pubblico su questo progetto, proprio perché l'amministrazione è cambiata, cioè la 132 fu approvata dalla Giunta Marino, dal Consiglio di allora con l'assessore Caudo. E adesso invece alla guida di questa città c'è una nuova amministrazione che ha una visione diversa della città. Ovviamente le opposizioni parlano di una chiusura ideologica, parlano di una visione errata della città, ma questa è la nostra visione. E io credo che questa delibera. Questa delibera riprenda proprio tutti i punti e tutti gli obiettivi che questa amministrazione si è data. Primo fra tutti, ridurre l'impatto ambientale di qualsiasi intervento urbanistico, la riduzione del 50 e 44% del business park, per noi era una condizione imprescindibile. Anche se le torri di Libeskind, qui non stiamo a entrare nel giudizio su un progetto. Ma per noi l'impatto ambientale di una realizzazione di un progetto di questo tipo ha un peso importante, per cui essere riusciti a ridurre la SUL del business park del 50% per noi è un obiettivo importantissimo. Questo ha comportato anche l'incremento di 34 ettari di intervento di verde pubblico, quindi quella realizzazione del parco fluviale, a cui ricordo sono state aggiunte anche le fasce golenali del fiume Tevere. Abbiamo puntato tutto, è vero, come diceva anche il consigliere Stefano, sulla mobilità su ferro, quindi nello scegliere le opere da realizzare per identificare quello che per noi è l'interesse pubblico, l'interesse generale, l'interesse dei cittadini, del quadrante, della città. Abbiamo individuato come priorità interventi dal punto di vista della mobilità, appunto come diceva anche l'assessore, che prevedessero che tutti i cittadini, non solo quelli che si recano allo stadio, ma anche quelli che si recheranno negli uffici che verranno realizzati, quelli che vivranno che vivono in quella zona, chi ci andrà proprio per godere del parco, che potranno andarci con il treno, con la bicicletta e non solo utilizzando il mezzo privato. Si avvia a concludere, consigliera. Proprio perché abbiamo una visione diversa della città e ricordo che noi abbiamo anche posto come obiettivo il ricorso a criteri progettuali che garantissero la sostenibilità dell'intervento e il risparmio energetico. Quindi non mi dilungo, però nella delibera quelli che erano i nostri intenti e i nostri obiettivi sono stati pienamente raggiunti e noi siamo contenti di questo. Però per concludere voglio anche dire che ovviamente questa amministrazione continuerà a vigilare nel proseguo dell'iter di questo progetto, perché questi obiettivi diventano concreti e reali, perché qui siamo ad approvare un interesse pubblico, dopodiché ci troveremo a discutere nuovamente sulla variante urbanistica e poi sarà il momento della convenzione. E sicuramente tutti questi principi e questi obiettivi noi vigileremo affinché vengano rispettati.
Quindi io vorrei concludere ovviamente il mio intervento dicendo che questo gruppo voterà favorevolmente alla delibera per uno stadio fatto bene. Grazie.